Allora, presentiamo oggi la seconda edizione del Prendi Nota 2022. L'abbiamo ampliato nell'offerta perché rispetto all'anno scorso passiamo dai 6 concerti a 12 appuntamenti, dal 2 di giugno fino al 9 di luglio. Sarà una manifestazione, noi la riteniamo, diciamo, ad ampio raggio, una sorta di grande mosaico musicale. Soprattutto perché non ci saranno soltanto pianisti questa volta, andiamo un po' fuori dalle righe della tradizione di Araba Fenice. Avremo chitarristi, sassofonisti, violinisti, violoncellisti. Quindi sarà un programma molto ricco e molto vario, con 5 concerti a Terni all'aperto, al chiostro bellissimo di Palazzo Fabrizi. Saranno 2 a Colle Scipoli, nella sala nobile di Palazzo Catucci. E 4 a Guardea e 1 nel chiostro di Bartolomeo d'Alviano. E siamo molto felici di alcune cose a cui tengo particolarmente, prima fra tutte la collaborazione con l'Istituto Musicale Bricialdi. Il 12 giugno avremo il Bricialdi Sax Quartet a Colle Scipoli, quindi per me è un onore, nell'assenza della parola, siamo molto fieri di questa nuova collaborazione, così come la disponibilità che abbiamo avuto da parte dell'Università Pegaso per i concerti. Tutte le amministrazioni che ci hanno aiutato, come sempre, che ci sono vicine, da Terni, Guardea e anche Alviano, la Regione dell'Umbria e certamente anche la Fondazione Caritas, che è sempre stata presente in tutte le nostre attività. Particolarità di questa stagione, ci teniamo a dirlo, questa sorta di connubio e di legame, chiamiamolo così, ma comunque il 30 di giugno avremo il Quartetto Dafne, che è composto dai solisti del Teatro La Fenice di Venezia, quindi questo è anche un appuntamento molto importante a cui teniamo. E non resta altro che aprire i vostri smartphone e prendere nota dei concerti dell'Araba Fenice.